Per chi fosse stato, hai fatto un gesto veramente ignobile. Katia Ferrari, madre di Michele Merlo, il cantante morto nel 2021 a causa di una leucemia fulminante, ha denunciato sui social il furto di alcuni oggetti che erano sulla tomba del figlio. La donna ha spiegato di essere arrabbiata e delusa per l'atteggiamento ignobile contro la tomba del figlio. Sono già arrabbiata con questo mondo, dove purtroppo devo e sto sopravvivendo, ma ancora di più con chi si permette di prendere i regali di Michele. La madre ha spiegato che dalla tomba non sono solo scomparsi fiori, ma anche oggetti di valore. Ma il punto ribadisce il gesto compiuto sulla tomba del figlio, sepolto nel cimitero di Rosà, suo paese d'origine. Non parliamo dei fiori, ma è sparito un suo anello con una M e oggi mi sono accorta che manca una tazza con un bassotto. Devi solo vergognarti. La famiglia del cantante, che aveva trovato la popolarità nazionale grazie alla partecipazione ad Amici, è in causa per cercare di fare luce sulla morte del figlio, scomparso per una leucemia fulminante, ma che per ben due volte non aveva avuto giuste diagnosi. La madre e il padre del cantante, quindi, vogliono capire, e lo stanno facendo nelle aule dei tribunali, se una diagnosi tempestiva avesse potuto salvare la vita del figlio.